anni e 659 partite con la maglia di club, Luca Toni lascia il mondo del calcio, lo fa contro la Juve che arriva al Bentegodi, scarica in pressione rimaneggiata, dopo 38 minuti Sinigardi apparecchia proprio per Toni che va a colpire il palo. Il gol è nell'area meritato, contatto fra Pisano e Alex Sandro sul dischetto, ma proprio il 38enne attaccante che sceglie la cosa più bella, il cucchiaio, per scrivere il capitolo finale della sua carriera. Sono 51 gol col Verona in 100 presenze tonde tonde, il quinto in carriera alla Juve, torna a segnare dopo 602 minuti nella ripresa, è ancora Lellas a volare sulle ali dell'entusiasmo, apre l'azione Toni, la ripenisce Ionizza, conclude Federico Viviani che sfrutta la scivolata di Bonucci, fulmina così Neto, è il secondo gol in campionato dopo quello al Frosinone, diventano 20 gol subiti dalla Juve nell'anno e quindi record che non può essere raggiunto e migliorato da parte dei bianconeri. Zazza dalla scossa con il palo all'ora di gioco, nel finale espulso Alexandro, ma arriva anche il rigore per l'atterramento di Zazza da parte di Elander e Dybala fa 21 in stagione come Carlitos Tevez, la sua prima in bianconero, dopo 6 mesi e mezzo e 26 partite cadono gli dèi per Luca Toni, un addio da favola.